vorrei spendere così una duplice parola al riguardo, esprimendo la mia contrarietà alla FIVET dal punto di vista morale. E il primo motivo è questo: a me pare che la FIVET contraddica il senso umano del generare una nuova vita. Mi pare che il senso umano del generare sia riconducibile a questa affermazione di fondo, che il figlio è un dono. Ed è un dono nel senso che è il frutto e il segno del reciproco donarsi degli sposi, più precisamente di un donarsi dell'uomo e della donna nel corpo e attraverso il corpo, dove il corpo non è soltanto un complesso di organi e di funzioni, ma il corpo è ciò che serve all'uomo per rivelarsi agli altri, di più per comunicarsi agli altri. Allora il figlio, a me pare di precisarlo e definirlo così, come un dono vivente che è il risultato ed è la testimonianza permanente di questo reciproco donarsi dell'uomo alla donna e in particolare in questa realtà che è la realtà del loro corpo. Al contrario, mi pare che la FIVET rimandi obiettivamente a una specie di diritto al figlio e quindi sviluppa una dinamica di possessività nei riguardi del figlio stesso. Allora io mi chiedo se si possa correttamente parlare di un diritto al figlio. Mi pare che non esista questo diritto, perché ad essere logici, il diritto al figlio significa declassare il figlio dalla sua dignità personale al rango di una cosa, appunto di una cosa che può essere intensamente desiderata, ma in ordine ad essere appunto posseduta. E anche perché aggiungo che in questa ipotesi della fecondazione in vitro viene saltato un rapporto fondamentale che è quello che si dà tra la persona e il suo corpo sessuato. Noi non è che abbiamo il corpo così come abbiamo tutte le altre cose. C'è un rapporto tra il nostro io e il nostro corpo così profondo da essere unico e singolare al punto che il mio io lo manifesto e lo comunico proprio attraverso e mediante il mio corpo. Da questo punto di vista, se sempre nella storia è stato possibile l'uso del sesso senza il figlio, il fatto nuovo che oggi invece noi siamo costretti a registrare è che oggi è possibile il figlio senza sesso. Non è affatto necessario l'incontro coniugale nella sessualità, nel corpo sessuato, non se ne dà un altro di corpo. Perché? Perché ai fini della fecondazione in vitro sono sufficienti precisamente la messa a disposizione dell'equipe medico-biologica delle cellule germinali maschili e femminili. Da questo punto di vista è interessante vedere come la fecondazione in vitro non avvenga nel corpo, ma in vitro, cioè il momento fondamentale nel quale un uomo e una donna diventano padre e madre, non è un momento che è realizzato nel loro incontro, nel loro dialogo, nella loro comunione, nel loro amore completo, ma è un momento che è separato, è a parte. Senza dire poi che questa separazione persona e corpo può anche allargarsi e consumarsi, ad esempio, quando si verifica il fenomeno dell'affitto dell'utero o quando, ad esempio, la fecondazione può avvenire a anni di distanza dalla morte dello stesso donatore di seme. E la seconda ragione per la quale io ho manifestato la mia contrarietà alla FIVET è che la prassi attuale, sottolineo questa prassi attuale, io penso che il progresso da questo punto di vista ci porterà a delle affermazioni più serene, ma la prassi attuale, così come è impostata, viola il diritto fondamentale alla vita proprio dell'embrione. Se l'embrione non è qualche cosa, ma è qualcuno, a me pare che come tutti e ciascuno di noi abbia una serie di diritti e il primo di questi diritti è precisamente il diritto alla vita. Abbiamo sentito il professor Zampetti parlare di insuccessi, è stato usato sempre questo termine, ma se noi vogliamo dare un contenuto reale al termine insuccesso, significa che una vita è stata accesa e poi non ha potuto proseguire.
in un sistema che non è dovuto al caso, alla natura, ma un sistema che è stato deliberatamente e quindi responsabilmente introdotto dall'uomo stesso. Senza dire di altri problemi, qualcuno l'ha accennato, il professor Zampetti, l'impianto attuale in genere non è l'impianto di un solo ovulo fecondato, ma in genere l'impianto è, così si è espresso, di 4 ovuli fecondati. E vinca il migliore, sì, se riesce a vincere, ma la vittoria del migliore significa però che gli altri 3 sono destinati a sacrificarsi appunto per la riuscita del migliore. Senza parlare di altri problemi più grossi, perché dovremmo accennare ad esempio alla questione della cosiddetta selezione mirata. Si hanno più ovuli fecondati, quali vengono trasferiti e quali no? Io sono solito dire che tutti gli embrioni, siccome sono esseri viventi, hanno un'unica canzone da cantare. Vengo anch'io, e l'equipe medico-biologica dice tu sì e tu no, vengo anch'io, no, tu no. In base a quale criterio alcuni vengono impiantati e altri non vengono impiantati? È presto, è facile dare la risposta. Se l'embrione risulta essere alterato, chi è che lo impianta? Ma allora a questo punto un essere umano viene discriminato, perché uno vale in quanto non è alterato, un altro poverino è alterato, quindi non si è parlato qui di quanto con ampiezza dice il rapporto Warnock inglese dell'estate dell'84, la sorte dei cosiddetti embrioni di scorta, vengono esattamente chiamati così, gli embrioni non impiantati, che ne facciamo? Come vedete sono tutti problemi collegati alla prassi attuale della FIVET, che da un punto di vista etico pongono grossi problemi, non soltanto, come dicevo all'inizio, perché qui la generazione non è di per sé una donazione, ma corrisponde alla logica della produzione, qui più pesantemente siamo di fronte a una violazione del diritto fondamentale, fondante di ogni essere umano, che è il diritto alla vita. Quando il professor Zampetti parlava dei 10 modi secondo cui venire al mondo, io immediatamente ho pensato a un recente articolo di Tempo Medico, il quale presentava ben 16 modi per venire al mondo. Un modo che è quello classico, penso quello che è alla origine di tutti i presenti questa sera e anche di quelli che non hanno potuto entrare a questo interessante incontro. E gli altri 15 modi sono i modi della riproduzione artificiale o assistita, questi nuovi modi della nuova scienza procreatica. Personalmente, chiudo, ringrazio Dio di essere venuto al mondo nel modo classico, come frutto e segno di una donazione d'amore, quale Dio ha voluto e personalmente ha assicurato con la sua immancabile presenza, ma già all'origine, quando ha creato l'uomo, l'ha creato a sua immagine e somiglianza, di più, l'ha creato maschio e femmina e gli ha affidato una sublime benedizione con queste parole: crescete e moltiplicatevi.